collaborazione con GR Moto, Happy Moto, Harley Davidson Alba, Oggero Motorcycle. Bentrovati, nuova puntata di A Proposito di Moto. Oggi ci occupiamo di motociclette che resistono al tempo. La domanda è: perché alcune moto resistono al tempo? E ve l'abbiamo girata, qualcuno di voi ci ha risposto, ma abbiamo anche quattro ospiti che vi presento subito con cui parlarne. Alla mia destra abbiamo Stefano Valla, presidente del Club Tenere Italia. Ciao Stefano. Ciao. Che è venuto a trovarci da Bologna. Al suo fianco c'è Massimo Mattio, dell'Africa Twin Club. Esatto. Ciao Massimo. A fianco a Massimo Domenico Goffi. Ciao Domenico. Domenico fa parte del Goldwing Club Italia. E a fianco a Domenico abbiamo l'amico Antonio Ventura. Ciao Antonio. Rat Pack Leader Triumph Torino. Antonio ormai è un ospite quasi fisso, non riusciamo più a scollarcelo. Tra un po' prenderà la residenza qua. Anche Domenico ci è già venuto a trovare qualche volta, e invece Stefano e Massimo è la prima volta che vengono a trovarci, magari insomma ce ne saranno altre. Allora, avete visto gli ospiti, ci sono insomma dai club rappresentati già alcune motociclette di cui parlare, che rientrano in questa categoria, cioè ovvero moto che resistono al tempo. Mi raccomando, non scriveteci per dirci che non abbiamo parlato di questo o di quell'altra, perché cerchiamo di capire qual è il segreto di queste moto, quali sono le caratteristiche che fanno sì che certe moto resistano al tempo. Prima di cominciare con i nostri ospiti, vorrei però farvi due segnalazioni relativamente a due eventi che ci saranno in Piemonte questa settimana, e ve li cito perché sono iniziative di beneficenza. La prima è Amico, una manifestazione che si terrà a Carmagnola, di cui dovremmo avere la locandina, ed è una giornata dell'amicizia tra motociclisti e disabili, ovvero un modo per far conoscere il mondo delle due ruote a persone che non avrebbero modo di farlo autonomamente. Il 29 settembre, domenica 29 settembre, in Piazza Martiri a Carmagnola. L'altra iniziativa invece riguarda l'Alba Chapter, l'Harley Davidson Alba Chapter. L'artista Cesare Giaccone, che esporrà a Cherasco dal 4 al 20 ottobre, ha donato a questo club due quadri. Il club HD li ha subito messi all'asta per beneficenza. L'intero ricavato sarà devoluto al piccolo Cottolengo di Tortona. I due dipinti che avete visto nelle foto sono esposti presso la concessionaria Harley Davidson di Alba. Mi raccomando, partiamo subito con le offerte perché sono per una buona causa. Allora, ritorniamo al nostro argomento e magari lo facciamo leggendo una delle email che ci avete inviato. Jacopo, ad esempio, ci ha scritto: alcune moto resistono al tempo perché esprimono un concetto, un valore che rimane al di là delle mode. Antonio, sei d'accordo con Jacopo? Qual è il tuo punto di vista? Certo, in buona sostanza è esattamente così. Il sogno di ogni costruttore, di ogni inventore, di ogni progettista di motociclette è quello di trovare il modo di fare qualcosa che non c'era prima. E chi ci riesce, chi praticamente riesce a mettere in cantiere una motocicletta che dura nel tempo, lo fa perché fa qualche cosa che non richiederà particolari evoluzioni, modifiche o stravolgimenti nel corso del tempo, perché nasce con l'idea di svolgere un compito e quel compito lo svolge bene. Quindi possiamo dire che questo accade per motociclette sportive, magari motociclette che nascono con obiettivi diversi, quindi sportive o classiche o turistiche, ma sono motociclette che, analizzate, osservate magari 10, 20, 30 anni dopo, poi sostanzialmente servono sempre per fare la stessa cosa. Adesso io nel mio caso potrei citare delle moto di casa Triumph, però qui abbiamo persone che rappresentano altri modelli che al tempo stesso potrebbero esporre il primo e l'ultimo, diciamo, prodotto della loro, della casa che rappresentano, e si nota la continuità. Ma su questo ci arriviamo, nel senso che poi ognuno di voi parlerà di prodotti specifici, però quello che vorrei tirar fuori oggi è come dire, se c'è un segreto comune, no? Che fa sì che tante motociclette resistono al tempo. Domenico, secondo te c'è un segreto, c'è un qualcosa che accomuna? Ma guarda, secondo me il discorso è che comunque trova, c'è la casa che trova il modello che è valido, come diceva lui, per l'utilizzo per cui è nato, per cui resiste al tempo, alle mode e a quant'altro. Cioè comunque un modello, la gente si riconosce in quel modello e continua a comprarlo, di fatto decretando il successo
del modello stesso. Sì, devo dire che il discorso delle mode, cioè si va al di là delle mode, ma ce ne sono alcuni che addirittura a un certo punto diventano di moda, non si sa perché. E vediamo poi A volte è casuale centrare l'obiettivo, perché delle volte si crea il modello e poi dopo la moda viene di seguito, cioè qualcosa che nasce oggi viene capito e compreso in seguito e poi diventa anche un mito. Viene anche fatta da chi li utilizza, via, in poche parole. Certo. Un po' la moda, perché, ma anche dai vari club che sono nati, eccetera. Quella è una cosa importante. Ecco, tra l'altro Massimo rappresenta il club Africa Twin, che è una motocicletta che non è più in produzione, ma nonostante questo è comunque una motocicletta richiestissima sul mercato dell'usato, mentre Stefano, che invece rappresenta il club Tenere Italia, rappresenta le motociclette che sono state costruite fino a un certo punto e poi rimesse in produzione da Yamaha, probabilmente perché c'era richiesta. Sì, io penso che sia soprattutto una questione di stile di vita, di generi, cioè le moto di cui stiamo parlando adesso rappresentano stili di vita di generazioni, cioè io quando ero un ragazzo il mio mito era la Dakar e chiaramente io sono appassionato e poi il fatto che sia Super Tenere o l'Africa Twin lo lascio forse anche un po' al caso, nel senso che uno fa le sue esperienze. Il Goldwing era, io quando ero un ragazzino io, quelli più grandi di me, il loro sogno era girare il mondo con la Goldwing. Quindi qui stiamo parlando, se andiamo a vedere anche l'età media dei nostri soci, dei nostri appassionati, no? Cioè, io vedo con piacere, soprattutto con il nuovo 1200, l'avvicinarsi di molti giovani al nostro club, perché comunque è una moto che ha quei contenuti elettronici e innovativi che possono interessare al giovane e che comunque poi si appassiona anche alle altre moto. Però effettivamente qui si parla di generazioni che hanno sognato una moto, sognato uno stile di vita. C'è gente che viene da noi, si compra un Super Tenere usato e confessa, dice: io da ragazzo non me lo potevo permettere, adesso con poche migliaia di euro mi compro la moto che era il mio sogno e quindi adesso giro con questa moto e trova un club che gli dà la possibilità poi di sfruttarla e di stare insieme ad altri con la stessa passione. Capacità di far sognare, poi forse il denominatore comune delle motociclette longeve, no? Quindi al di là dell'utilizzo per cui sono congeniate, le moto che fanno sognare, soprattutto che portano indietro nel tempo, che ti fanno sentire giovane a qualsiasi momento momento della vita, poi sono questo per me è il motivo per cui ho questa passione, anche perché qui comunque siamo tutte persone che ci mettono del loro tempo e non hanno nessun ritorno economico, ecco, cioè questo va precisato. Sono le cose che vengono meglio. Esatto, lo considero un plus perché è passione pura, delle volte ci sono degli ostacoli che fanno un po' tentennare, però il vedere poi 30-40 persone che si divertono tutte insieme e soprattutto la trasversalità, perché quello che piace a me è che quando noi siamo in 40 c'è il facoltoso signore e l'operaio e sono tutti sulla stessa moto e tutti condividono questa però è una caratteristica dell'essere motociclisti, cioè si sta insieme a persone di diversa età e di diversa estrazione sociale, accomunati tutti dalla stessa passione. Non credo però sia l'unico ambito in cui succede questo, però è vero quello che dici, cioè dall'operaio sono tutte cose che messe insieme. Tutti insieme allo stesso tavolo a ridere e scherzare perché accomunati dalla stessa passione. Allora, vediamo invece cosa ci ha scritto Emilio, perché Emilio dice: le sempreverdi metterei anche la Vespa. In effetti, come dire, la Vespa è forse lo scooter meno inviso dai motociclisti, no? Perché quando si parla di scooter tradizionali, non so, tappati le orecchie, no, Antonio. No, tu lo sai che io hai detto una parola che a me ogni tanto fa venire la pelle d'oro. Come la chiami la Vespa? La Vespa io non la considero uno scooter. La Vespa si è guadagnato lo status di icona. Ah. Per cui benché io non abbia mai posseduto una Vespa, né intendo possederne una in futuro, ma non è che non manco assolutamente di rispetto, anzi non intendo questo nei confronti dei vespisti e degli appassionati che coltivano una passione che è bellissima. Però la Vespa è la Vespa.
i mezzi creati per la mobilità urbana, tu lo sai, poi chiudiamo subito, se no facciamo 10 puntate, sono un'altra vorrei cosa. Vorrei fare una parentesi. Quindi attenzione, attenzione, perché esiste il surrogato di tutto, no? Su due ruote. Cioè, la Vespa è la Vespa, il Tenere è il Tenere, l'Africa Twing, però, il Goldwing, no? Ne parlavamo. Vabbè, tanto gli scooteristi ce li siamo giocati da tempo, per cui... Però il motociclista la Vespa la rispetta, la plastica parentesi un po' meno. Parentesi brevissima, Stefano, no, dicevo, cosa volevi dire? Io dico sempre che quando uno mi chiede, ma sono in grado di fare questo percorso? Dico, hai girato sui Colli a Bologna in Vespa sfregando i bandoni? Allora lo puoi fare. Però devo dire una cosa. Se sai guidare una Vespa. Che la Vespa alle prime Dakar ha partecipato in maniera ufficiale con la Piaggio. E inoltre adesso ci sono dei ragazzi, tra cui un ragazzo di Torino, Andrea, è venuto a trovarci, ecco, Andrea Revelnutini, che ha fatto il Faraoni con due Vespe, un po' modificate. Un po' modificate, comunque è sempre un stimolo. Comunque, citavo Emilio perché lui a proposito della Vespa, ad esempio, dice la Vespa ha avuto successo perché è comoda, è facile da guidare, puoi andare in giro in smoking senza bagnarti o sporcarti, puoi trasportare tanta roba e ha un design spettacolare. Sono un po' questi gli elementi che fanno... Condivido, ma aggiungerei, perché è unica. Sì, esatto. Nasce da un'idea unica. Questo l'abbiamo capito, no? Che salvi la Vespa e poi hanno capito che aveva un sacco di pregi. Ma all'inizio hanno preso il carrello di un aereo, quattro pezzi, li hanno messi insieme e poi è venuta perfetta. Ma è venuta perfetta per caso, il mito è venuto dopo. Poi è stata una moda. Poi nasce anche. Poi già, sì. Penso forse nel dopoguerra. Ma la Goldwing ha una storia analoga. Attenzione, il primo prototipo Goldwing nasce con il motore della Honda Civic, che è un'autovettura. Era praticamente il reparto di prototipi. Il primo 6 cilindri? No, il primo 4 cilindri. Già il 4? Non è preparato, vasculacciato. No, la prima che uscì fu un 4, però già il progetto iniziale era un 6. Fino al 1100 erano ancora 4 cilindri, ma i prototipi furono fatti praticamente, realizzati con il motore base della Honda Civic. Ok, adesso fermati un attimo che diamo la linea alla regia e torniamo fra 3 minuti. Non mancate, abbiamo un ospite di recensione al telefono. Bentornati, allora oggi parliamo del segreto di alcune motociclette che resistono al tempo e abbiamo al telefono qualcuno che con una di queste motociclette, la Super Tenere, ha fatto il giro del mondo. Davide, sei con noi? Ciao Maurizio, ciao a tutti. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao. Bentornato. Allora, stiamo parlando di motociclette che resistono al tempo, abbiamo anche in studio la rappresentante del Club Tenere, e insomma, al quale ovviamente tu hai reso assolutamente onore facendo il giro del moto con una Yamaha Tenere. Senti, secondo te questa 1200 nuova con cui tu hai fatto il giro del mondo regge il confronto con la 750 che tutti amano e che tutti hanno amato?
Ah beh, se lo chiedi a me, ti dico che secondo me è ancora meglio, nel senso... ancora meglio? Sai, tutti ti dicono che era... tanti ti dicono che era meglio quando era peggio, però in realtà no, si sta andando avanti. Questa qua, in più è l'elettronica, che però come hai visto non capisce niente, nel senso... Io non sono mai rimasto a piedi, ho usato benzina a 78 anni, ho tribulato, però ha funzionato sempre tutta la perfezione, perciò un test più duro di quello era impossibile, la conferma che va super bene. Senti, qual è secondo te il motivo per cui alcune moto resistono così tanto a lungo? Ma secondo me nascono bene, con le cose che nascono bene alla fine poi vanno avanti nel tempo, ci sono le giuste evoluzioni, però non è giusto che non si fermino. Cioè, come ce ne sono anche altre, come c'è la BMW GS, cioè sono moto che è giusto che continuino ad esistere. Senti, invece parlando di te, hai un'avventura nel tuo futuro o in questo o continui a riposarti? Tu lo sai, però sai che non devi dirlo, Però no, adesso io sono a Rimini e questa notte vado in Marocco con Rally Team Azzurro Rosa ad accompagnare un gruppo. Torno il 12 ottobre e poi continuiamo così via. Ok, allora non hai niente ancora in futuro, però diciamo ti dai da fare andando in giro per il mondo a organizzare tour, vero? Sì. Collaboro con loro, lavoriamo un po' e nel frattempo porto avanti un altro progetto che però adesso è questo per parlarne perché non è ancora il momento. No, certo. Senti, però insomma, questo giro del mondo ti è servito per, come dire, per rimanere in questo mondo e fare quel che sognavi di fare, no? Sì, assolutamente. Sì, mi ha permesso di conoscere un sacco di persone molto valide, tra cui loro. In effetti adesso sto realizzando il mio secondo sogno, cioè lavorare con la moto, che non c'è niente di meglio per me. Va bene. Grazie mille, Davide, alla prossima. Ciao a tutti, anche a Stefano. Ciao. Ciao, grazie. Allora, grazie a Davide Biga per il suo intervento e insomma, ha detto addirittura 1200 meglio del 750. Allora, purtroppo... sono due visioni diverse, perché tu ad esempio prima mi raccontavi, Stefano, che l'arrivo dei modelli più recenti, il 660 per il mono e il 1200 per il bicilindrico, ha creato in realtà qualche problema all'interno del club. Un club che esiste dal... Ma allora, guarda, io sono lì da 8 anni, sono in questo club, penso, qui purtroppo manco, ma la fondazione penso risalga a 4-5 anni prima, quindi da abbastanza longevo. No, il problema è un problema semplicemente di, come dicevo, di persone che sono già dei teneristi, hanno già tenere e aggiungono oppure sostituiscono il 750, perché la cosa che ho notato soprattutto è che chi viaggia molto in coppia, nel momento che gli fai provare il 1200, capiscono che l'abitabilità ha la possibilità di usarle, quindi il problema può essere delle volte con chi arriva direttamente col 1200, con una moto moderna e chiaramente si trova inserito in un gruppo che casomai ha mentalità un po' anni 80 su moto di un certo tipo, ma questo fa parte un po' di un processo di omogenizzazione che sta avvenendo piano piano, ecco. Quindi io vedo molti 1200isti che sono arrivati col 1200 che poi si comprano il 600 sul mercato dell'usato per poi venire a fare off-road. Cioè, c'è da dire una cosa, la 1200 è ancora troppo giovane anche a livello di costo per vederne tante in fuoristrada, perché sdraiare una moto di quelle cifre lì sui sassi fa sempre male a tutti. Beh, fra poi, qualche anno sicuramente. Tanto adesso stavamo vedendo delle immagini del trentennale Teneré. Beh, comunque probabilmente chi è più orientato sull'off-road magari sceglierà i mono o il vecchio 750, mentre il 1200 bisogna anche, come dire, saperci andare per usarlo fuori. Anche se devo dire che alla fine non è proprio così, perché su un fuoristrada medio, perché il concetto è sempre questo, le moto maxi enduro moderne non sono moto da pista, però permettono di fare delle belle pieghe sull'asfalto, non sono specialistiche da mulattiere, ma permettono di guidare bene in fuoristrada. Devo dire, io personalmente come utente sul fuoristrada medio col 1200 mi trovo molto molto bene, perché il 7,5 comunque è una moto che non ha nessun controllo e quindi diventa anche un po' più difficile da gestire. Il limite è sempre che col 7,5 al limite hai già tutti i tuoi ricambi,
ti vai a cercare anche un po' il danno, poi se vai in terra, quando arrivi a casa, cambi la carena, ecco, con una moto. Col 1200 è un po' più complesso. L'ho detto, fra 6-7 anni, quando ci sarà un mercato dell'usato di un certo tipo, non escludo. Io mi ricordo che quando abbiamo iniziato a fare fuoristrada con i 7,5, la gente diceva, dove volete andare con i 7,5? Sicuramente, con i 1200 sarà uguale. C'è la famosa battuta, quando uscirà il 12.000 Straturbo, oddio, diranno, con quello non si fa niente, e si farà anche con quello. Si parte da casa e si arriva Antonio, a casa. Invece voi non avete questo problema, perché voi siete un club che ha innamorato di una motocicletta che è stata prodotta fino al 2000 e poi, esatto, nonostante le richieste che arrivavano da un sacco di amanti di questo genere, non è mai stata riproposta. Ma perché oltretutto Mamma Honda era abituata ai grossi quantitativi di scooter, quindi si è messa dalla parte del mercato degli scooteroni, eccetera. Ci ha promesso da sempre, da alcuni anni, una nuova Africa Twin, ma non l'ha mai messa in produzione ancora. Si sente voci di corridoio che tra un anno o due dovrebbe uscire una nuova Africa Twin. Ma sarà quello comunque un... Io penso che sarà un po' il discorso come è successo col Tenere, esatto. Che ben venga che c'è una nuova Africa Twin, così stimola anche di più il mercato, eccetera. Logicamente adesso abbiamo solo queste Africa Twin, quindi dobbiamo tenercele strette, modificarle, usarle, eccetera. Io lessi un'intervista tanti anni fa su motociclismo in cui, insomma, il manager di Honda diceva questa richiesta ci arriva dall'Italia molto forte, ma non dal resto del mondo, per cui per noi... Che io devo dire che in Italia sono state vendute quasi 18.000 Africa Twin, dal modello LRD03, che era il 650, che è uscita sul mercato nel 1988, fino alle ultime immatricolate nel 2002. Per te qual è il segreto di questa motocicletta, il segreto della longevità di questa moto? Ma innanzitutto, io parlo per me, che appena l'avevo vista uscire nelle mani di Edi Orioli e Roberto Boano, che avevano fatto il Dakar, mi sono subito innamorato. Quando l'ho provata, il 650, che è stata la mia prima Africa Twin, l'ho trovata una moto onesta, nel senso che era guidabilissima, facile da guidare sia su strade bianche che anche in sentierini un po' più tortuosi, diciamo, sempre stando nelle modalità, diciamo, di strade facili, via. E poi comunque l'affidabilità, quello senza dubbio, che parti da casa col tuo zainetto, ti basta fai sapere tutto quali il giro, sono i due difettucci dell'Africa Twin, e per il sono resto il regolatore di tensione, pompa della benzina, che poi anche lì sono delle modifiche da fare. Comunque per il resto, con pochi soldi, anche adesso, l'usato adesso in questi ultimi anni è andato un po' su di prezzo, perché comunque degli 650 RD03 si parla di 2.000-2.500 euro come minimo, fino ad andare ai 5.000 euro dell'RD07A. Tra l'altro, l'Africa Twin nasce subito dopo le vittorie della Dakar, certo, di questo prototipo 750 dell'Honda. Probabilmente è anche questo il motivo del successo della Super Tenere 750, credo, no? Anche se in realtà non furono le prime, perché in realtà la capostipite è la GS80. Certo, sì, quella ha fatto la storia con Gaston Rayet anche nei rally africani. E poi comunque vediamo ancora adesso dei tedeschi, specialmente, che fanno ancora il giro del mondo con questi, chiamiamoli tra parentesi, vecchi R80 o R100, diciamo. Anche se lo stimolo per fare i bicilindrici è stata la Kajiba, perché parlando, certo, con i piloti ti dicono, all'inizio, noi ci siamo, cioè, trovati questa moto che il mitico Elephant, quello sì. E quindi c'era Ciro De Petri che ha fatto delle cose strepitose la Dakar, che era, ricordo, delle immagini dove volava le dune a velocità pazzesca. Edi, grande navigatore, Ciro, la grande sì, manetta. Invece, primissimo tipo di moto di quella caratteristica fu la Goldwing, Domenico. Sì. Anche se la primissima versione era una motocicletta nuda. Sì, praticamente sì, perché nasce il prototipo, come dicevamo prima, nasce con il 6 cilindri, parliamo del 74-75. Stiamo vedendo, questa qui è una 1100, mi sembra, no? Che è ancora nuda, o una 1000. Questa esce la prima. La primissima nuda. Il primo modello esce nel 75 ed è una 1000. Ed è una 1000 nuda. Ed è una 1000 nuda, praticamente c'è poco. E la prima carenata invece è la prima carenata, la 1200 già forse. È 1200 dell'80. 82. Sì, in quegli anni 84, di 82. Qualcosa del genere. E tra l'altro, ecco, nelle immagini invece stiamo vedendo l'ultimissima 1800 della versione Bugger. Come ti sembra, sì, questa motocicletta qua?
Guarda, ci sono versioni contrastanti. Molto Harley. Sì. Guarda, secondo me, a parte che gli stilisti qua non è che hanno fatto un gran lavoro di cose, perché poi alla fine dei conti l'hanno poi tolto il bauletto è dietro. È molto americana. Sì. Sì, a me personalmente, a me non piace. C'è gente, sembra che ci siano anche invece abbastanza richieste, che la moto sia piacevole. C'è qualcuno che se la sta già comprando, per carità. Poi, non lo so, hanno voluto fare un misto lì che non è... Non lo so. Vabbè, insomma, no, a te non è piaciuta tanto. No. Allora, facciamo così, visto che dobbiamo dare di nuovo la linea alla regia, vediamo, diamo 3 minuti alla regia e poi torniamo con te, anche se abbiamo, mi pare, una telefonata subito dopo al rientro. A più tardi. Bentornati, oggi parliamo di motociclette che resistono al tempo. Prima della pausa stavamo parlando con Domenico Goffi della Goldwing, ma prima di tornare con Domenico su questa motocicletta che resiste da tantissimo tempo, abbiamo in linea l'amico Pierpaolo Fraddosio. Ciao Pierpaolo. Ciao Maurizio, buonasera a tutti voi. Ciao. Ciao. Allora, secondo te, qual è il segreto delle motociclette che resistono al tempo? C'è una caratteristica comune a tutte le varie moto che sono in produzione da 20 anni e più, o addirittura si è ricominciato a produrre? C'è qualcosa che le accomuna secondo te? Allora, innanzitutto le accomuna il marchio, che è un marchio che sicuramente è importante. Poi sicuramente la fisionomia, perché la fisionomia è più o meno rimasta quella, quindi l'architettura del motore, che è riuscita all'epoca, continua a riuscire anche adesso, quindi finora. E quindi queste due caratteristiche, queste tre caratteristiche per me sono fondamentali. Lo vediamo, come penso ne abbiate già parlato, della Triumph, della Bonneville, della Goldwing, di varie moto, anche se poi la Goldwing nel tempo si è un po' trasformata. Però per quanto riguarda me, io appunto penso che ce ne siano varie di moto che siano, e di marche che siano di moto. Senti, visto che tu sei un appassionato guzzista, la V7 è stata recentemente riproposta e possiamo metterla nelle motociclette che resistono al tempo, no? Io penso che possiamo assolutamente mettere anche la V7, chiaramente con le dovute cautele, perché la V7 del 1900, presentata nel 1965, la 700, era una moto fisionomicamente diversa da quella attuale, però l'architettura del motore è la stessa, quindi diciamo che possiamo annoverarla tra quelle che rimangono nel tempo, certo. Insomma, ti piace abbastanza, voglio dire?
Ma guarda, io penso di sì. L'unica cosa, ecco, le moderne, l'unica cosa, ecco, che io sono un appassionato di moto d'epoca, quindi di tutto ciò che è ferro, che è cromature, che è resistenza, no, e robustezza. Quindi la V7 moderna, pur se esteticamente gradevolissima e anche con buone doti, diciamo, di ciclistica e velocistiche, però è una moto comunque del giorni di oggi, quindi una moto con molta plastica, una moto con l'iniezione, ecco, quindi diciamo che il nome lo porta e sicuramente ricorda quello che era la V7, ma non ha niente a che vedere per tante cose con quella dell'epoca, che è una vera moto, diciamo, ecco. Sì, beh, cioè, beh, questo però credo che sia un po' il problema di tutte le motociclette odierne, che ovviamente non saranno mai come la capostipite, no? Io, se posso dirti la mia, ti dico che la Bonneville moderna ha addirittura delle migliorie rispetto a quella, la T120, io mi riferisco del 69, rispetto a quella sicuramente ce ne sono di migliorie. È vero anche che l'iniezione, purtroppo, ahimè, è arrivata anche lì, per certi versi è una cosa ottima perché aiuta nelle varie temperature e altitudini la moto e il pilota nell'utilizzo, però comunque la Bonneville rimane una moto, parlando di quella, che è bella anche adesso, oggettivamente è molto bella anche adesso. Pier, poi mi dirai quanto ti ha dato Antonio Ventura per questo intervento. Ce l'abbiamo in studio. Ce l'abbiamo in studio, è saltato sulla sedia quando ti ha sentito di citare la Bonneville, vabbè. Ciao Pier, metterò la tua foto sul mio comodino, giuro, prometto. Un saluto ad Antonio. Grazie. Allora, Pier Paolo, ti ringrazio moltissimo, alla prossima. Ringrazio a voi, ciao Maurizio, buon lavoro a tutti. Ciao, grazie. Vabbè, Antonio, quanto gli hai dato? Io sono veramente, guarda, devo ringraziare Pier perché questo intervento, io adesso lo voglio alla registrazione, davvero. No, quello che voglio dire, a parte gli scherzi, perché ha detto una cosa molto importante. Allora, scusa, rubiamo solo un attimo di spazio a Domenico, che doveva concludere, però rimani su questo, perché visto che ce l'ha introdotto Pier Paolo. Lo sviluppiamo dopo. No, di pure quello che volevi dire. No, quello che voleva forse dire, parlando della Guzzi, perché io lo capisco l'imbarazzo di Pier parlando della V7 attuale. La V7 degli anni 70 era l'ammiraglia ed era praticamente l'eredità corsaiola tecnica, diciamo così, il sunto, no? Il distillato di tutta la tecnologia che Guzzi poteva esprimere a quel tempo. Negli anni 70 la V7 è la moto più veloce e più performante sul mercato. Okay? La V7 attuale è una moto da commercializzare per un pubblico entry level, cioè la moto per ingresso nel mondo della Guzzi, e qui c'è poco da fare, gli si può dare lo stesso nome, ma la V7 attuale non è l'evoluzione naturale del concetto della V7 d'allora, mentre se parliamo appunto di Tenere, parliamo di Goldwyn, noi possiamo dire che nasce la moto in un certo modo e questa si evolve, quindi abbiamo una moto oggi che per forza di cose superiore a quella di un tempo. Ti dirò che se tu metti a confronto, a paragone, le prestazioni della vecchia V7 di 30 passa anni fa e quelle dell'attuale, la vecchia V7 va ancora più forte di quella attuale. E questo non è che lo dico per dire, si può tranquillamente dimostrare strumentalmente. Però anche la Bonneville comunque attuale. Non è così, la Bonneville attuale, lo ha detto anche Pier, quindi è così. Allora un po' di contraddittorio lo vogliamo mettere in trasmissione o anche no? Quello che dice Pier è giusto. Sì. È una moto che è decisamente evoluta, va molto bene, non ha nessuno dei difetti, se vogliamo, che non erano difetti, ma delle particolarità, delle caratteristiche negative delle versioni che l'hanno preceduta, ma è una moto che ancora oggi ha intaccato lo stesso fascino di quelle degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70 e così via. Una moto che resiste da quasi 60 anni, perché? Perché è sempre stata una moto bella da vedere, ma è una moto che ha sempre fatto sognare. In più va molto bene, per cui oggi la Bonneville non è l'entry level di casa Triumph, attenzione. No. Possiamo considerarla una miraglia. Questo è importante. Venderò l'Africa Twin, comprerò una Triumph. Passa da me, andiamo assieme, ti faccio fare. Guarda. Vabbè, io non vendo niente, però una mi piacerebbe provare. Allora, Domenico, scusami, ti abbiamo rubato un po' di spazio, ma insomma, visto che comunque Pierpaolo aveva citato la bomba, era doveroso sentire il nostro esperto in materia. Noi, prima della pausa, insomma, stiamo parlando di Goldwyn, no? Qual è il segreto di questa longevità? Ma guarda, io il segreto penso anche che, riallacciandomi al tema di qualche puntata fa, sia il cuore. Nel senso che, cioè non me ne volere, però voglio dire, magari ci sono moto tecnologicamente più sviluppate, meglio dell'Africa Twin, però lui giustamente dice, io l'Africa Twin a me piace quella, e certo, compro quella. È vero.
Ci sono moto che secondo me le compri, come dicevamo un po' di tempo fa, le compri col cuore. Allora, secondo te, senza ci sono nulla togliere alla alcune moto, certo, certo. La Goldwing in particolare, sono moto che in qualche modo emozionano, che ci toccano. Sì, il Goldwing nasce, la prendi con l'idea dei lunghi viaggi, di queste, anche perché la Goldwing nasce per le strade americane. Quindi nasce con l'idea dei lunghi viaggi, di ecco, secondo te, come dire, l'evoluzione, adesso parlavamo un po' di evoluzione, no? L'evoluzione, sì, della Goldwing è stata nella direzione giusta? Ma io direi di sì, perché comunque siamo andati sempre Per il tipo di motocicletta in realtà è sempre stata migliorata. Sì, 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 anche se c'è qualcuno dei nostri che dice che l'ultima vera Goldwing è il 1500. Però comunque il 1800. Per cui anche nel vostro club si creano un po' queste diatribe, meglio il 1500, meglio il 1800. Sì, 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 sì. A parte che ce ne sono ancora, nonostante abbiano finito nel 2000 di farle, ce ne sono ancora molti 1500 che girano sulle strade. A parte che ci sono ancora anche parecchi 1200, quindi. Però c'è chi dice l'ultima vera Goldwing è il 1500. Apostrofando un po', dice il 1800 è tipo uno scooterone, non è più una Goldwing. No, posso azzardare un paragone? No. Io ho sempre ritenuto che la Goldwing sta un po', facendo un paragone automobilistico, è un po' la Rolls Royce del mondo dei motori a due ruote, o no? È la sua maestosità a renderla, sì, così particolare e unica, no? Sì. Quindi è una motocicletta che è al vertice, nella categoria delle moto da gran turismo, praticamente tutto quel che viene prima, nel senso che è la punta di diamante, nel senso che non c'è una moto che ha più della Goldwing, che è più maestosa, che è più possente, non so. Ma guarda, io per primo ti dico, io la moto l'ho comprata, il Goldwing l'ho comprata perché la Goldwing era così maestosa. È maestosa. Poi se stai a guardare, ci sono moto con più cavalli, ci sono moto con aggeggi elettronici meglio della Goldwing, cioè, per carità, io per primo l'ho comprata perché era maestosa, perché era grossa, l'ho comprata col cuore. Beh, comunque è la regina delle tourer, poi comunque ha una caratteristica che comunque poi rimane nella storia, cioè è stata la prima. Sì, 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 quello sì. Questo probabilmente in qualche modo ne fa un po', no, crea un po' il mito, contribuisce a creare il mito, non lo so, Antonio. È così originale che forse è una delle pochissime moto nel panorama motociclistico degli ultimi 50 anni che non è stata copiata. Di fatto, nella sostanza, quindi nello schema prettamente, diciamo così, del suo motore, il motore flat 6 cilindri o 4 cilindri, non si è visto. È l'unica moto che è concepita in quel modo, nessuno ha avuto nemmeno il coraggio di provare a proporsi. Probabilmente non hanno magari la capacità di industrializzare un prodotto a quei livelli. Non dimentichiamo che Honda è un colosso. Però Honda a suo tempo ha probabilmente azzeccato, indovinato e poi in seguito ha sviluppato la motocicletta che oggi è un problema da copiare per tutti, quindi Honda continua a perfezionarla, a evolverla, io credo. Poi è una nicchia di mercato che probabilmente non ha tanti numeri, quindi comunque infilarsi lì dentro non ha numeri grossi, che se ne vendono 10, poi vuoi venderne due delle tue, ma l'altro continua a venderne 8. Questa poi è la sua fortuna, perché rimane unica non per tutti, ecco. Lo so. Te lo lascio dire fra 3 minuti, ridiamo un attimo una linea regia, più tardi. Attenzione. Bentornati, oggi a proposito di moto ci occupiamo di motociclette che resistono al tempo. Il prossimo servizio ce ne introduce un'altra che senz'altro ha resistito a lungo. Torna la verniciatura Metal Flake sulle moderne custom Harley Davidson. Questo tipo di verniciatura era utilizzato negli anni 60 per personalizzare le custom, mescolando il colore piccoli pezzetti di metallo si ottenevano livree psichedeliche al di fuori degli schemi. Negli ultimi anni, con il recupero della cultura old style, questo tipo di verniciatura è tornata a caratterizzare molte realizzazioni dei più famosi customizer. Lo scorso anno Harley Davidson ha proposto questa particolare verniciatura, denominata Hard Candy Custom, sullo Sportster 72. Il successo è stato buono e con la gamma 2013 è stata estesa ad altri modelli.
La verniciatura Ardic Candy Custom su colori base rosso, verde e oro è ora disponibile anche su Sposter 48, Dynasty Bob, Softail Deluxe e CVO Breakout. Nessun altro grande produttore al mondo utilizza al momento queste verniciature. Per realizzare l'Art Candy Custom si applica su fondo nero una mano di schegge di metallo colorate, ricoperte poi con numerosi strati di trasparente. L'aspetto definitivo è quindi ottenuto con una sabbiatura manuale che dona alla superficie una straordinaria profondità. Allora, ecco, una motocicletta che resiste al tempo e in cui le modifiche sono sempre molto particolari. Questa qui, addirittura, sono i nuovi serbatoi Metal Flake. Ci dà un po' l'idea di qual è la strategia Harley Davidson di approccio al mercato. Una piccola modifica che allarga magari il mercato a qualcuno che non è così talebano da volere l'Harley assolutamente nera. Non lo so se sei d'accordo, Antonio. Ma sono d'accordissimo, assolutamente. Forse però voglio dire... Forse l'unica casa, l'unico marchio che è rimasto fedele al suo schema per sempre, per più di un secolo, per cui Harley Davidson, il suo motore a V dai primi del Novecento, si può dire che evolve lo stesso tipo di prodotto in mille configurazioni, ma la moto è sempre la stessa. Adesso abbiamo visto prima nel filmato, c'erano delle Sporty, prendi una Sporty del 59, prendine un'attuale, le metti lontano, devi fare aguzzare in giro la vista per capire qual è quella recente, perché praticamente, benché le due moto non abbiano un bullone in comune, sono l'una l'evoluzione, la figlia, la nipote, la trinità della prima, della capostipite. Il segreto è questo: il legame con la storia, una storia lunga fatta di tante cose, di tanti successi anche sportivi, perché non dimentichiamo che queste sono moto che hanno fatto tante cose. Chi la compra oggi, in qualche maniera, nel pacchetto moto ti prende anche la storia, e la storia è qualcosa di importante, perché è quella che fa sognare, un po' è il denominatore comune forse di tutte queste moto, hanno tutte una storia, hanno tutte nel corso della loro storia raggiunto dei risultati sportivi. Adesso, a parte la Goldwing, che magari è con un prodotto a sé, diciamo prima, un po' di nicchia, però motociclette come appunto la Frigga Twin, il Super Tenere, potremmo dire GS, potremmo dire GSXR, insomma moto che hanno prodotto grandi numeri per almeno alcuni decenni, sono tutte moto che nel loro settore hanno raggiunto e conseguito risultati sportivi importanti, o che hanno creato delle mode, ma non tanto perché le hanno cercate, ma perché le hanno tracciate. Le mode sono venute dopo, e quindi Harley Davidson sicuramente si merita, ha segnato la strada. Ecco, al contrario di Goldwing, Harley Davidson forse è la moto più imitata al mondo. Hanno provato in tutte le salse, in tutti i modi, ovviamente con discreto successo, direi io. Beh, io insomma non lo so, ma se devo comprare una custom... Ma io ritengo che le custom in genere stiano all'Harley Davidson un po' come gli scooteroni stanno alla Vespa, tanto per chiudere lì. Potrebbe essere, sì, non... Forse è un po' estrema questa cosa, però comunque ci sta. No, invece volevo chiedere, a proposito di motociclette che sono rimaste quasi uguali a se stesse, ce n'è una che piace a Domenico e che è lontanissima dalla Goldwing, che è la Royal Enfield. Io, guarda, avessi la possibilità, domani mattina andrei a comprarne una. Perché a me piace, quello che dicevamo prima, le compri col cuore. Ce ne sono tante che le guardo, non mi dicono niente, quella lì la guardo, poi ci siamo visti insieme lì al concessionario, io la comprerei domani mattina e non so perché, però lì è un altro mito, è un'altra storia, è vero, fatta come sui rulli. Sì, sono motociclette fatte ancora in maniera artigianale, la fabbrica indiana in cui si producono praticamente sono fatte quasi a mano. Tra l'altro, non so se l'abbiamo mai detto, ma la Royal Enfield è veramente una motocicletta che resiste nel tempo, perché credo, non vorrei essere smentito, ma se qualcuno può smentirmi lo faccia, credo sia l'unica motocicletta che è stata prodotta dal 31 fino ad oggi. Sembra con uguale. Continuità, prima in Inghilterra, poi in India, poi una casa indiana ha acquistato i diritti e da allora continuano a produrla. Sì. Ed è veramente sempre uguale a se stessa, perché al di là del fatto che hanno spostato il cambio da destra a sinistra e a un certo punto hanno introdotto l'iniezione per rimanere
all'interno delle normative antinquinamento è praticamente sempre uguale. Una sempre motocicletta uguale. D'epoca costruita ai giorni una nostri. Una motocicletta d'epoca mantiene sempre le caratteristiche. Una macchina del tempo in qualche modo. È una specie di macchina del tempo. Macchina del tempo, perché tu ti vesti vintage e se ti piace guidare come 50 anni, che vuol dire guidare in modo sereno, tranquillo, spensierato, certo. Quella moto lì ti devi solo mettergli la benzina. Quello è il bello di andare in moto, godersi. Quello è il meglio di andare in moto. Io capisco lui che quello, per cui quella moto piace. Onestamente non dispiacerebbe nemmeno a me. Certo. Non posso andare a spasso. No. Diciamo che a tutti ci piacerebbe avere dei garage belli lunghi. Il sogno di ogni motociclista. Penso. Il problema è che, voglio dire, non sarebbe neanche così complicato dal punto di vista dell'acquisto del mezzo. Il problema è che poi, se le vuoi usare, cioè i costi assicurativi, a meno che non siano motociclette d'epoca, con le loro agevolazioni, i costi sono veramente proibitivi. Cioè, se Domenico volesse farsi la collezione di Goldwyn dal 1000 ad oggi, cioè, rimane impegnativo. Sarebbe un po' impegnativo. Un po'. Invece volevo tornare un attimo su Antonio, perché c'è un altro mezzo che è in casa Triumph, che in effetti è stato prodotto per lunghissimo tempo, la Speed Triple. Qual è il segreto di quella motocicletta lì? Il segreto di quella moto lì è stato sicuramente il coraggio. Perché la Speed Triple, va bene, la Speed Triple nasce nel 93 praticamente come versione nuda, versione provocatrice, versione un po', la definivano la moto ignorante, no? Che poi una derivazione della Daytona. Era proprio in concorrenza col Monster, no? No, il Monster non è... No, ti dirò, non era in concorrenza, era diciamo così in antitesi al Monster, nel senso che la Triumph lì ha centrato l'obiettivo forse senza rendersene conto sulle prime battute, ha prodotto la Daytona, poi sulla base di quella moto che aveva grandi contenuti ma non otteneva grande riscontro perché i giapponesi sulle sportive facevano altri prodotti, ha inventato, ha creato, soprattutto sul suggerimento dell'importatore italiano Carlo Talamo, che bene ricordare, questa motocicletta che è piaciuta tanto perché era decisamente maschia, anche complicata da guidare se vogliamo, ma che dava delle grandi soddisfazioni. La Speed Triple è stata prodotta ed è prodotta tutt'oggi, ma credo che l'importante sia la versione che ha seguito questo modello che è inquadrato adesso, cioè quella del 96, la Speed Triple a doppi fari. Perché? Perché introduce... La prima fu a faro singolo. Perché la prima era a faro singolo, ma era una moto tutto sommato abbastanza tradizionale, quindi con il monotrave, era fatta tutto sommato in un modo che si era già visto, era per quanto diversa. Fosse stata fatta bene e fosse ben rifinita. La Speed Triple era una moto che rompe gli schemi, quindi monobraccio su un motore a tre cilindri non si era visto, il telaio perimetrale ma in tubi ovali, un'altra cosa non si era visto. Due fari letteralmente presi da due cavalli, fu una provocazione, la gente al salone rimase praticamente sbigottita, ma che roba, ma non li comprerò mai. E invece il segreto è stato proprio nel coraggio, tant'è che la Speed Triple è un'icona, tutt'oggi viene proposta in questa versione che non ha più i fari tondi, anche qui come nel Club Tenereo. Qui fu una vera rivoluzione. C'è chi discute, è stato bene, è stato male, sicuramente chi ha proceduto alle versioni precedenti, come è successo anche a me, un po' di nostalgia ce l'ha, perché quei due fari tondi la rendevano riconoscibile anche da lontano, in qualsiasi, ne parcheggiavi una fra 100 moto diverse la riconoscevi. Era particolare. Molto particolare. Secondo te la Street Triple 675 l'ha un po' cannibalizzata? La Street Triple poi praticamente è stata realizzata facendo esattamente quello che la Triumph fece con la primissima Speed, cioè ha preso la Daytona sportiva, l'ha spogliata di tutte, diciamo, le sue carrozzerie da pista, ed è una moto che va molto bene, che si vende molto, però io non riesco a considerare parenti le due motociclette. Secondo me l'una è nata per un certo tipo di mercato e di utenza, la Speed Triple è una moto più matura, diciamo così, da ragazzone impertinente ma di una certa età. Ecco. Poi tu hai anche un po' di difficoltà, no? A scendere sotto i 1000 cc, mi sembra, no? Ma ti dirò, recentemente sono sceso anche sotto i 1000 cc, ed è stato un po' un trauma. Ho dovuto montare le tassellate e andare a fare praticamente le scampagnate con loro per riuscire a giustificare questa cosa, però non è detto. Era una motocicletta che serviva per farla dal P-Tour, insomma. Sì. Hai fatto un'eccezione. Però alla fine ti ha portato sulla brutta strada. Il tassello mi sta condizionando. È una droga il tassello. Sì. Questo con la Bonneville l'hai fatto? No, questo l'ho fatto col Tiger 800. Col Tiger. Per Tiger quanto 800. Abbiamo anche una Bonneville tassellata. Mi piace molto la Bonneville tassellata. Sì. Molto un bel mezzo.
Abbiamo acquistato quella praticamente più di lusso e poi abbiamo messo i tasselli. Allora, chi mi dice in 10 secondi una motocicletta di oggi che diventerà una motocicletta che resiste al tempo? Che domandone. Domandone. Bella domanda. Questa era da preparare a casa. Allora facciamo così. Ci troviamo qua fra 20 anni. Chiediamo al pubblico, scriveteci, quale sarà secondo voi la motocicletta attuale, costruita oggi, cioè prodotta oggi? Che non ha una storia. Che non ha una storia, che resisterà negli anni. Abbiamo praticamente chiuso, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Stefano. Massimo, Domenico e Antonio di essere venuti. Li ringrazio anche sempre della loro passione e do appuntamento ai nostri telespettatori per la prossima settimana, ricordandovi che la motocicletta è uno dei motivi per cui vale la pena di vivere. Grazie e a presto. In collaborazione con GR Moto, Happy Moto, Harley Davidson Alba, Oggero Motorcycle.